Buonasera, grazie di essere venuti così numerosi questa sera qui alla Pace e un ringraziamento ai padri della Pace per l'ospitalità, all'ufficio per il dialogo interreligioso e per l'ecumenismo, qui rappresentato dal suo segretario Don Claudio Zanardini, e un ringraziamento ai nostri ospiti, soprattutto a chi è venuto da fuori Brescia, e presento l'ingegner Nader Akkad, imam di Trieste, è originario della Siria di Aleppo, per cui questo ci dice già molto della sua origine. Abbiamo poi il rabbino dottor Roberto Della Rocca, famiglia di Roma, è stato nel corso degli anni rabbino a Venezia, rabbino capo di Venezia, oggi risiede a Milano e dirige l'organizzazione culturale delle comunità ebraiche italiane. E infine un ringraziamento speciale a Don Flavio Dalla Vecchia, che, come qualcuno avrà notato, non era indicato nella locandina, ma non perché noi volevamo fargli uno scherzo da prete, ma perché lui gentilmente si è prestato per sostituire Don Nicolini, che invece all'ultimo momento ha avuto un impegno, un contrattempo, e quindi un ringraziamento doppio perché all'ultimo momento, a treno già in corsa, è riuscito ancora a aiutarci a salvare questa serata. Sull'importanza del dialogo è inutile che perda altro tempo, e quindi vi dico solo che noi abbiamo pensato di organizzare l'incontro dando a ogni relatore dai 15 ai 20 minuti, e diciamo che gli interventi saranno nell'ordine cronologico di età delle religioni. Quindi inizia il rabbino Della Rocca, segue Don Flavio Della Vecchia e l'imam Nader Akkad. Dopodiché, dopo questi tre primi giri, ci sarà la possibilità per tutti di ritornare e quindi di, in un certo senso, avviare una forma di dialogo. Il rabbino dovrà tornare a Milano questa sera, quindi cercheremo anche di non fare troppo tardi, anche se comunque, se alla fine ci sarà il tempo per le domande, ben volentieri. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie per questo gradito invito. Purtroppo ho fatto un intervento alle corde vocali e la mia voce è molto bassa, però spero che vi raggiunga tutti quanti. Voi sapete che nella Genesi, al capitolo 1, nel verso 27, è scritto: e Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Ora, il Talmud, che è la saggezza ebraica, è il modo con cui i rabbini leggono la Bibbia, nel loro modo specifico, si interrogano sul perché Dio parla al plurale. Perché è scritto facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza? Come sempre ci sono tante e diverse spiegazioni, però ce n'è una in particolare che ci viene in aiuto sull'argomento di questa sera. Dio si consulta con la famiglia celeste, con gli angeli, per darci un insegnamento che addirittura il Padre Eterno, che potrebbe fare tutto da solo senza chiedere il permesso, il beneplacito a nessuno, preferisce condividere le sue decisioni
preferisce consultarsi. Poi ovviamente fa quello che vuole, però umilità che Dio, come ci dice l'esegesi rabbinica, mette in atto un gesto di umiltà. Che ne pensate? Allora c'è una grande disputa tra gli angeli, perché c'è chi dice non creare l'uomo e c'è chi dice invece l'uomo va creato. Chi è che ha detto che l'uomo non andava creato? Lo hanno detto l'angelo della pace e l'angelo della verità. Perché? Perché l'angelo della pace ha detto l'uomo sarà tutta conflittualità. E quindi in nome della tua pace assoluta, tu Dio che sei la pace, non creare l'uomo. E l'angelo della verità ha detto in nome della tua verità assoluta, o Signore, non creare l'uomo. L'uomo sarà tutto una menzogna. Cosa ha fatto Dio? Ha preso la verità e l'ha gettata a terra. In corrispondenza di un versetto del libro di Daniele, libro biblico, che dice: tu hai gettato la verità a terra. Ma c'è anche un verso di un salmo che dice: un giorno la verità germoglierà dalla terra. Vuol dire che non sappiamo quando e come, però la verità prima o poi spunterà dal basso, non dall'alto. E quali sono stati gli angeli che hanno detto l'uomo va creato? L'angelo della giustizia e l'angelo dell'amore, della misericordia. Perché l'angelo della giustizia ha detto l'uomo sarà capace di compiere degli atti di giustizia. E l'angelo dell'amore ha detto l'uomo sarà capace di portare nel mondo dei gesti di misericordia. Cosa ha fatto il Signore Dio benedetto? Mentre gli angeli discutevano tra di loro, ha preso in contropiede questi angeli e gli ha detto: non discutete, ho già creato l'uomo, l'uomo è già esistente. Vuol dire che Dio ha sacrificato un pezzo di sé, che gli angeli sono delle categorie stesse di Dio. Dio ha sacrificato una parte di sé, la sua verità assoluta, la sua pace assoluta, rispetto a degli angeli che sono più realisti del re, mettendo in primo piano due valori fondanti, la giustizia e l'amore. Però dice anche il Talmud che Dio ha creato il mondo con la misericordia. Il gesto della creazione dell'uomo è un atto di misericordia incondizionata. Per cui tutta la Bibbia ebraica chiama Dio il Dio della misericordia, Dio pietoso, clemente, incline al perdono, non solo verso il suo popolo di Israele, ma verso tutti gli uomini, perché ogni uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Un esempio per tutti:
la storia del profeta Giona, a cui è comandato di andare a Ninive e annunciargli la distruzione assoluta. E Giona non vuole fare questo annuncio, scappa fino a che verrà inghiottito dentro questo ventre di un pesce, dove sta tre giorni e tre notti, e sarà costretto ad andare a dire alla popolazione di Ninive che tra 40 giorni la città sarà distrutta. Ninive si pente e Dio perdonerà Ninive. E Giona, molto irritato, gli dice: ma come puoi farti prendere in giro da una popolazione che se la cava con un giorno di digiuno e che distruggerà Israele? E Dio risponde: cosa ne sai tu? Come io giudico e reggo il mondo. Ora però tutta la tradizione ebraica è uno sforzo continuo a mettere in relazione la giustizia e l'amore, perché la giustizia non è qualcosa che serve solo a correggere il conflitto e l'ostilità, ma è anche qualcosa che serve a correggere l'amore. Perché l'amore talvolta può essere straboccante, tale da essere connivente con il male. Un amore troppo buonista. L'amore va canalizzato, altrimenti straipa. Quindi tutta la tradizione ebraica cerca di creare un ponte tra la giustizia e l'amore. Questo ponte si chiama etica. L'etica è ciò che ha una faccia rivolta verso l'amore e una faccia rivolta verso la giustizia. Questo perché tra l'amore e la giustizia c'è un rapporto teso. Se io amo qualcuno, non sarò giusto con quel qualcuno. Se voglio essere giusto, devo mettere da parte l'amore. Anche nell'iconografia tradizionale, l'amore e la giustizia hanno entrambi gli occhi bendati. Ma il motivo della benda è per ragioni opposte. La giustizia, perché non deve guardare in faccia nessuno, neanche il povero. Ci dice l'Esodo: non favorirai il povero nel giudicarlo, perché commetteresti un'ingiustizia, un'umiliazione nei suoi confronti. L'amore è concentrato, stabilisce un privilegio. La giustizia è diffusiva, è imparziale. L'amore è sbilanciato. La giustizia ha in mano una bilancia. Il nostro sforzo è di coniugare e fare in modo che ci sia sempre una giustizia mitigata dall'amore misericordioso. È un amore mitigato dalla giustizia. Ma guai se Dio ci giudicasse solo con la misura della giustizia. Saremmo tutti pezzi. Chiediamo continuamente a Dio di giudicarci con misericordia. La misericordia in ebraico, nella lingua biblica, si dice rachamim, che viene dalla parola rechem, che
che significa utero, perché solo una madre, dal cui visce, dal cui utero è uscita una creatura, può vivere l'amore misericordioso, incondizionato. C'è una famosa storia nella Bibbia che sicuramente tutti conoscete, il giudizio del re Salomone. Salomone è considerato l'uomo più saggio di tutta la terra, un giudice che è imparziale, che applica la giustizia di Dio. La Bibbia racconta che una notte c'erano due prostitute che in un ostello si addormentano entrambe con il loro neonato tra le braccia. Una delle due schiaccia questo neonato nel sonno e lo uccide. L'altra, il cui bambino è vivo, subisce un soprusso nel sonno. La madre del bambino morto gli sottrae il bambino vivo dalle sue braccia, sostituendolo col bambino morto. La madre del bambino vivo si sveglia, si accorge di questo soprusso e dice: questo è mio. La questione giunge davanti a Salomone, che si fa portare una spada e dice: ma non c'è altra soluzione. Se tu dici che tuo figlio è tuo e tu dici che tuo figlio è tuo, non ci resta che alzare la spada, dividere il bambino a metà, metà andrà a te e metà andrà. La madre del bambino vivo dice: no, lasciatelo vivo, datelo pure a lei, poiché il bambino viva. Salomone capisce da questo gesto chi è la vera madre. Che cosa c'è dietro questa storia? C'è una sotta di caricatura formale della giustizia, che non è la vera giustizia. Cioè c'è un atto in cui si cerca di mimare la giustizia, si divide il bambino in parti uguali. Ma come viene fuori la vera giustizia? La vera giustizia viene fuori da un atto di amore incondizionato. Il testo li usa la madre vera a cui si commuovono le visce, l'utero, che dice: sono pronta a rinunciare al mio diritto, perché io ho diritto alla maternità di questo bambino, per questa sacrificando la giustizia grazie a un atto di amore misericordioso. Perché vedete, questa è una storia emblematica della Bibbia in cui attraverso una ricomposizione molto tortuosa tra amore misericordioso e giustizia il saggio giudice trova una ricomposizione, che non significa applicare la giustizia al 50% e poi al 50%, ma significa saper dosare bene quanta giustizia
va messa in un atto d'amore quanto amore va messo in un gesto di giustizia. Questo perché anche Dio fa così, come se guidasse il mondo con la mano destra, con la mano sinistra, dove la mano destra è la mano dell'amore e della misericordia, la mano sinistra è la mano della giustizia. Perché? Perché quando dobbiamo respingere una persona, quando dobbiamo usare la giustizia, dobbiamo usare il braccio meno debole, più debole. Quando dobbiamo usare l'amore e la misericordia, dobbiamo usare il braccio destro, la forza, per abbracciare la persona, perché non c'è persona più lontana di una persona vicina che sia lontana, e non c'è persona più vicina di una persona lontana che si avvicina. Buonasera a tutti. Il mio intervento sarà soprattutto teso a indicare una linea di pensiero, anche per il tempo ovviamente che ci siamo dati, e giustamente. Parlando di questo tema che ha accompagnato poi da alcuni mesi, no? Più di un anno, anche dal dibattito pubblico, io credo che sia importante mettere a fuoco intanto un punto essenziale. Quando i cristiani parlano di Dio, utilizzano il linguaggio che Gesù ha consegnato e che è il linguaggio che lui ha appreso dalla Scrittura. Quindi quello che abbiamo appena sentito non è nient'altro che lo sfondo ed è il punto di partenza, e non dimentichiamolo, il cuore di quello che Gesù ha da dire. Gesù non ci ha rivelato un altro Dio, non ci ha parlato di un altro Dio, ci ha parlato di quel Dio. Al punto che le parole che il Nuovo Testamento attribuisce a Gesù o colloca o usa per parlare di Gesù e del suo atteggiamento non sono molte volte che la riproposizione di espressioni e di concetti che già noi troviamo nella prima parte della Bibbia. E questo non è mai indifferente, cioè è fondamentale, perché non è possibile comprendere l'atteggiamento di Gesù se non a partire da questo. Il Vangelo Efesini, commentando la salvezza che ci è giunta, dice: Dio ricco di misericordia. Quindi questa espressione ricco di misericordia. Per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Noi potremmo rendere tutte queste parole e collocarle nei Salmi, nell'Esodo, nella letteratura profetica. È tutta una terminologia questa con la quale chi scrive non fa nient'altro che riproporre quel Dio che si è rivelato ad Abramo, a Mosè, e che in Gesù ha continuato quell'opera. Dice il Vangelo di Giovanni che il Logos, no, usiamo il greco, si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Noi contemplammo la sua gloria, che è la domanda che fece Mosè a Dio, di vedere il kavod di Dio. Gloria come di figlio unigenito che viene dal Padre. E qui usa un'espressione: pieno di grazia e verità, che sono esattamente i vocaboli con i quali il greco traduce la rivelazione di Dio a Mosè quando si presenta sul Sinai e gli dice che
pieno di grazia e verità. Rav Kese Vohemet. Quindi questa terminologia è fondamentale perché ci dice come al centro dell'annuncio cristiano sta la riflessione e sta esattamente questo Dio che si vuol far conoscere in maniera particolare. In questo caso si vuol far conoscere, non dimentichiamolo, attraverso quell'essere umano, quella persona che è Gesù Cristo. Cioè in Gesù ci è dato di vedere. Giovanni nel prologo termina dicendo: nessuno ha mai visto Dio. Il figlio unigenito che è nel seno del Padre ce l'ha rivelato. Quindi questa è la dimensione profonda. Non che Dio non fosse già conosciuto, non dimentichiamolo. E forse credo anche che chi scrive non stia parlando che Gesù ci ha dato chissà quale... No, Gesù ci ha fatto vedere Dio in atto, come Dio si comporta, come Dio viene incontro. Noi contemplammo la sua gloria. Al punto che poi ci sono tutti questi vocaboli, ci è stato già indicato, no? Il vocabolo misericordia. Il Nuovo Testamento utilizza tutta questa terminologia. Misericordia, compassione, amore. Anche questo moto interiore, intimo. Il Nuovo Testamento utilizza, conia addirittura qualche termine dal punto di vista proprio... Giacomo dice addirittura, polisplagnos dice addirittura, cioè che ha una compassione, ricco di compassione, che è un termine inventato per esprimere come si esterna questo amore di Dio attraverso l'incontro con il Signore Gesù. Ora, una delle cose che ovviamente colpiscono, e ripeto ancora, non è tanto le parole che Gesù usa, l'insegnamento. Quando Gesù dice siate misericordiosi, beati i misericordiosi, dice siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ed è questa, secondo me, la chiave di tutto. Cioè la chiave vera. Perché ci è stato detto prima, di chi ha misericordia Dio? A chi offre la sua misericordia? Ecco, il punto di partenza è chiaramente l'umanità, tutta l'umanità, ogni essere umano. Questo era già giunto, non dimentichiamolo, molto bene. Anche un libro che leggono i cristiani, ma che è stato scritto da un ebreo, dice proprio così: tu non avresti creato nulla se non l'avessi amato. Di tutti hai compassione perché tutto è tuo. Ecco, questo è stato preso, ripeto, leggendo il Vangelo, il cristiano non fa che prendere quel che fa Gesù e provare a interrogarsi: di chi ha misericordia? Allora non dimentichiamoci che Gesù è colui che va incontro, va nella casa del peccatore. Gesù è colui che non teme di accogliere quella donna che con le sue lacrime gli bagna i piedi, andando contro alcune convenzioni, che poi sono convenzioni, molte volte anche sociali, non necessariamente religiose. Gesù non teme di avere questi atteggiamenti, questa apertura. Non teme quindi di sporcarsi le mani, non dimentichiamolo. E questa dimensione, almeno nell'ottica del Vangelo, lui la esprime in questa maniera. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma quando parla del perdono,
una delle cose che vengono usate tra le parabole, una delle parabole fondamentali, quando Pietro dice quante volte devo perdonare, gli cita di quel re che ha compassione del debitore. E quando il servo, cioè quello che è il suddito, non perdona a chi è in parte, gli dice: ma non dovevi anche tu avere compassione? Quindi noi possiamo cogliere l'affermazione di Gesù solo se comprendiamo come si comporta Dio, a chi o di chi ha misericordia Dio. Questo è per me il punto fondamentale. Gesù chiama Levi, che è un pubblicano, va in casa di Zaccheo. Gesù ci mostra in una parabola che Dio è quel padre che accoglie il fratello che se n'è andato, e anche lui, come il Dio di cui ci parla, come ci si parla di Dio nel libro di Giona, alla fine deve convincere l'altro fratello che quello che ha fatto non è un torto, non l'ha defraudato di niente. Ma la motivazione per cui lo accoglie, ancora una volta, è: ebbe compassione, la misericordia. Eleos. E questa dimensione che ci mostra il senso della parabola. Il padre va incontro al figlio perché ha misericordia. E questo implica, però, mi sembra una dimensione abbastanza interessante, ma c'è ancora qualcosa di più. Perché secondo me Gesù intercetta anche un altro passo ulteriore. Perché in fondo il padre ha misericordia perché il figlio è tornato. L'averlo ritrovato è un momento di gioia. Quando Dio perdona, che poi quando Dio perdona a Ninive, perché Ninive si è convertita, e dice il testo che anche Dio alla fine si converte in un certo modo, torna sui suoi passi. C'è un passo che mi ha sempre colpito tra le azioni di Gesù, che è il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. All'inizio si racconta di una disputa tra Gesù e quelli che gliela portano, tutta una serie di persone che hanno davanti a sé una legge. Abbiamo chiuso prima con un racconto di un giudizio, anche stavolta possiamo arrivare a un giudizio. C'è un giudizio, e un giudizio basato sulla legge. La legge che dice: donne come queste, una donna adultera, sorpresa in adulterio, donne come queste vanno lapidate. La legge prevede questo. Tu che ne dici? Ecco, c'è qualcosa che sorprende in questa scena, lascia molto perplessi, perché alla fine, e se uno legge bene questo passo, Gesù non emette nessun giudizio. Però di fatto impedisce che venga eseguita quella che è una sentenza regolare. Che cosa motiva questa scelta di Gesù? Ecco, nel dialogo conclusivo tra Gesù e la donna, Gesù dice: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. Gesù dice: nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. È interessante perché Gesù non dice ti perdono. Quindi il problema non è di giudicare se sia giusto o no. Cioè se quello che ha fatto non è dichiarata innocente, capite? Il giudice in genere dichiara innocente o colpevole. Qui c'è in gioco la punizione. C'è in gioco la punizione, che è uno degli aspetti che comunque, quando noi parliamo di giustizia, interviene, non possiamo negarlo. Ora, in questo caso, è chiaro che se noi volessimo usare la terminologia che noi prendiamo in atto normalmente, in questo caso usare misericordia vuol dire non condannare o rinunciare a punire.
cioè rinunciare ad applicare una legge che impone come sanzione un determinato atto. Ma qui non c'è un giudizio su quella persona, non c'è una giustificazione della sua azione. Gesù non ha detto vi siete sbagliati, non ha commesso questo. L'ingiustizia è stata fatta, l'atto negativo è stato compiuto. Credo che qui abbiamo una delle affermazioni più forti di come Gesù intende quella misericordia di Dio. Dice, va e d'ora in poi non peccare più. D'ora in poi non è soltanto una specificazione cronologica. D'ora in poi vuol dire, adesso tu hai incontrato qui la possibilità di un riscatto. Gesù offre alla donna questo in dono. Non ha fatto nulla la donna per essere perdonata. Sta a lei valorizzare e far generare da questa occasione un nuovo orientamento per la sua vita. San Paolo diceva, per grazia siete stati salvati. Da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere per Cristo. Per grazia siete stati salvati. Quindi c'è questo dinamismo fondamentale. E non sappiamo se la donna ha cambiato vita. Il gesto di Gesù non è condizionato da questo. Il gesto di Gesù è determinato dal voler offrire a lei un'opportunità di costruire la vita alla luce di Dio. E qui toccherei, terminando, un aspetto fondamentale di questa riflessione sulla misericordia. C'è stato indicato prima il tema dell'amore. Il tema dell'amore. Dio, anche nella Bibbia, è presentato come un Dio passionale. Già nell'Esodo, il tuo Dio, il Signore tuo Dio è un Dio El Canna, quindi appassionato. Cioè, noi traduciamo molte volte geloso, ma cioè appassionato. Ecco, e credo che questo, e c'è un commento, un bellissimo commento di Bonaventura sul tema dell'amore di Dio, il quale dice che in Gesù Dio ci mostra questo excessus amoris. C'è un eccesso d'amore. E questo dà l'impressione che l'amore di Dio sarebbe eccessivo. E noi non abbiamo parole umane per dirlo. Excessus amoris. Usa questa formula, Bonaventura, excessus doloris, excessus amoris. Quindi tutto il nostro vivere, tutta la nostra vita, la vita quindi di colui che accoglie questo modo di agire di Dio che l'umanità di Gesù ci mostra, sarebbe questo essere abitato da un eccesso d'amore. E tutto questo si può cogliere ovviamente in una dimensione molto spirituale. Coglie anche il perché, la risposta a questo Dio, dal punto di vista cristiano, quando noi valorizziamo per esempio la figura di alcuni santi, non è che un amore, noi diremmo, eccessivo, deportante. E quindi questo è il punto di arrivo, dice, chi ama Dio? Chi ama Dio? Nel modo di amare di Gesù, Dio si dimostra colui che ama addirittura anche una donna che non ha manifestato nessun segno di pentimento. È puramente lì, pronta alla condanna. C'è questa manifestazione di amore che offre, si offre, indipendentemente dalla qualità dell'altro. Ecco, è il commento che fa San Paolo alla vita di Gesù.
che Dio ha manifestato il suo amore per noi, perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi è questo l'eccesso d'amore. Questo significa che anche noi siamo continuamente sollecitati di fronte a un mondo che tante volte mette come unica risposta al male il compiere altro male, come ci dicono tante notizie di questi giorni. È ovvio che la risposta di questo eccesso d'amore implica il prendere sul serio, una risposta fondata su questo eccesso d'amore implica il prendere sul serio quella modalità con cui quel Gesù, che nella prospettiva cristiana è comunque la manifestazione di quella grazia e verità del Padre, cioè prendere sul serio quell'umanità e farla diventare quella che poi plasma di fatto la scelta del cristiano. Questo non significa, e dobbiamo essere molto onesti su questo, che sempre i cristiani abbiano preso sul serio questo, che noi cristiani abbiamo preso sul serio questo. Anzi, tante volte è molto facile che facciamo prevalere logiche che io direi molto umane, invece che quella che, almeno alla luce di quanto Gesù ci ha insegnato, sarebbe la logica di Dio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La pace sia con voi e la misericordia divina e la benedizione di Dio con tutti voi, cari fratelli e cari sorelle. Ringrazio Dio che ci ha permesso tutti quanti di assistere una serata di misericordia, di amore e di vedersi fratelli e sorelle qua per ascoltare da vari relatori che uniti assieme oggigiorno per dare un messaggio importante, un messaggio di misericordia. Ringrazio la cooperativa dei cattolici democratici di cultura, Filippo Perrini, ringrazio anche i padri filippini, di aver permesso di fare questo incontro così importante e così essenziale oggigiorno. Parlerò della misericordia nell'Islam, e se avete notato, l'Islam comincia con un saluto particolare, un saluto di pace. Per questo si diffonde la pace già dal primo saluto, Assalamu alaikum. Ma c'è una formula ancora più estesa, raccomandata dal profeta Muhammad, il messaggero di Dio, di essere utilizzata per esteso. La formula è Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, che vuol dire la pace sia con voi e la misericordia e la benedizione di Dio. Per questo Dio subito ha unito la pace con la sua misericordia. L'Islam, una parola, deriva dalla pace, è la religione della pace per eccellenza, ma la base della pace è la misericordia divina. La misericordia in arabo viene chiamata Ar-Rahma, e Dio ha utilizzato vicino il suo nome preferito. E il nome di Dio preferito è un nome collettivo,
un nome nel quale quando uno pronuncia un solo nome pronuncia molteplici nomi. Il nome Allah in arabo, che vuol dire il Dio, contiene all'interno molti nomi, contati nella tradizione islamica come 99 nomi bellissimi di Dio. Ma quando Dio si è scelto un nome vicino a questo suo nome collettivo per essere chiamato, l'ha detto in un versetto, ha detto di, chiamando il suo messaggero, di invocate Dio Allah o invocate il misericordioso, qualunque sia il nome il quale le invochiate, egli possiede i nomi più belli. Ci troviamo davanti il nostro creatore che ha usato il suo nome proprio Dio vicino un nome proprio e non un attributo, il nome del misericordioso. Come la misericordia divina deriva nell'Islam da una radice, come parlava prima il rabbino Roberto Della Rocca, la parola Rahman, che vuol dire misericordioso, deriva da una parola Rahma. E la parola Rahma viene portata nell'arabo, ogni parola nell'arabo viene portata alle radici di 3 o 4 lettere. Questa è una radice di 3 lettere, che è la Ra, la Ha e la Mim. La Raham in arabo vuol dire proprio l'utero. La misericordia, Dio, ha portato il significato suo del misericordio come misericordioso legato proprio a ricordare l'essere umano, di questa misericordia legato all'utero, per ricordare la misericordia che ha la madre verso i figli, il che vuol dire per legare al concetto d'amore. Per questo l'espressione della misericordia è anche l'amore. C'è un detto del profeta che parla proprio su questo. Dio l'esaltato disse: io sono il misericordioso, al Rahman, e ho creato il Raham, l'utero, derivandolo dal mio nome. L'utero derivato proprio dal nome di Dio, il misericordioso. E continua questo detto del profeta che parla: perciò dal mio nome deriva la misericordia e deriva l'utero. Quindi chiunque lo mantenga, e qua mantenga cosa vuol dire? Vuol dire questo rapporto di amore, perché l'utero viene portato al luogo nel quale il bambino nutriva amore, e il bambino, una volta che esce, si lega con un cordone, nell'arabo viene chiamato il cordone della misericordia, vuol dire Silatul Rahm, per ricordare che la mamma legata al figlio tramite l'amore, con una parola, questo amore deriva dalla misericordia di Dio. Quindi chiunque mantenga questa relazione di misericordia, Dio manterrà legame con lui, e chiunque si separi da ciò, Dio taglierà i legami da lui.
Questo per portare quanto il concetto della misericordia legato al concetto dell'amore, proprio derivandolo dal suo nome, nel quale Dio ha preferito essere chiamato come Ar-Rahman, il misericordioso. Il Corano apre con tutte le sue sure, i capitoli, sempre ricordando nel nome di Dio misericordioso e misericorde. Due parole derivano dal Rahma, due parole derivano dal Rahm, dall'utero, dall'amore che viene espresso nella misericordia divina, nel nome di Dio misericordioso e misericorde. Poi c'è la sura dell'apprente, che è come Padre nostro. Questa sura, l'apprente, la Fatiha, viene letta dai fedeli nelle preghiere almeno 17 volte al giorno, almeno. E che questa sura, questo capitolo apprente, comincia con Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la lode appartiene a Dio, e poi subito il Dio che dell'universo, dei mondi, definisce Dio se stesso, Ar-Rahmanur Rahim, il misericordioso, il misericorde. Dio ha tantissimi altri nomi, poteva sceglierne alcuni, invece ha preferito essere chiamato come misericordioso e come misericorde. Nella lettura del Corano, cercando di capire la fondamenta del messaggio divino e anche il motivo della sua creazione e perché è stato creato tutto ciò, ho trovato un versetto che parla proprio sul motivo del nostro creato. Questo versetto si trova nel capitolo 51, versetto 56, nel quale Dio dice questo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Semplice, chiaro, in arabo, ma io lo dico in italiano. Letteralmente questo versetto dice: non ho creato i demoni e gli uomini se non per adorarmi. L'adorazione di Dio, lo scopo del creato. Ma questa adorazione di Dio, come noi raggiungiamo, come noi sappiamo che Dio ci ha creato proprio per adorarlo, per conoscerlo e per adorarlo? Arriva tramite i suoi messaggeri, i suoi inviati. Questi messaggeri inviati vengono chiamati i messaggeri del misericordioso. E qui una lettura profonda trovo anche questo versetto, che indica che tutti i messaggeri inviati da Dio, dal primo creato, Adamo stesso, fino agli ultimi dei messaggeri, sono messaggeri del misericordioso e sono messaggeri portatori di misericordia. Questo concetto viene espresso in un capitolo, il capitolo dei profeti, il capitolo 21, il versetto 107, nel quale Dio dice: non ti mandammo se non, parla con il profeta Muhammad, con il suo profeta, ma questo è esteso a tutti i profeti. Non ti mandammo se non come misericordia per il creato. Quindi, il misericordioso che ci ha creato per adorarlo, lui è così misericordioso che ha inviato messaggeri di misericordia per ricordarcelo, per ricordare che il nostro compito nella vita è di adorare Dio. Per questo
l'adorazione non può essere se non una misericordia. I messaggeri del misericordioso, portando il messaggio di Dio rivelato a noi, nel quale sappiamo il nostro compito, scopo nella vita è di adorare Dio, diventa l'adorazione misericordia. Non può essere una adorazione se non una misericordia. Questo è il concetto fondamentale. Per questo, se noi dobbiamo ricordare alcuni versetti di Dio, ricordiamolo come sempre Dio misericordioso. E il suo profeta, i suoi profeti, messaggeri di misericordia, ce lo ricordano. E il profeta Muhammad ha detto: Dio non sarà misericordioso con te finché tu non sarai misericordioso con la gente. E così si estende la misericordia di Dio su tutti. Non può essere la misericordia di Dio limitata. C'è un versetto nel Corano nel quale Dio dice: la mia misericordia è così ampia che ha riempito gli universi. E poi, per concretizzare, il messaggero di Dio, il messaggero di misericordia, dice questa frase carina e bella: tutte parole derivate dalla rahma, dalla misericordia. Al-Rahimuna Yarhamhumur Rahman. Tre parole che, se devo tradurle, viene così: il misericordioso e misericorde con i misericordiosi. Siamo tutti chiamati ad essere misericordiosi, così il nostro misericordioso Dio creatore sarà misericorde con noi. Ma come possiamo oggigiorno applicare questa misericordia divina nella nostra vita quotidiana? Come può essere espressa la misericordia? La misericordia viene riportata nel testo sacro del Corano rivelato al profeta sotto la parola di solidarietà, nella carità e nella pietà. Questo termine viene utilizzato come il termine di ta'awanu, ala al birri wa taqwa. Collaborate assieme per con la carità e con la pietà. L'essere umano poteva essere anche da solo misericordioso verso un altro essere umano, ma Dio ha preferito una formula collettiva di misericordia, la formula di cooperare, essere solidali assieme, essere solidari assieme come portatori e come operatori di misericordia. Per questo passiamo da messaggeri di misericordia, che sono i profeti e gli inviati di Dio Altissimo, a noi, operatori di misericordia. Quindi, per essere operatori di misericordia, dobbiamo essere solidali. Solidali in questi due termini, nella carità e nella pietà. C'è un versetto nel capitolo della tavola bandita, che è il capitolo numero 5, il versetto 2, che Dio ci indica. Dice questo: collaboratevi l'uno con l'altro nella carità e nella pietà, e non collaboratevi, non sostenetevi nel peccato e nella trascrizione. Questa carità, che è una espressione concreta della misericordia di Dio, applicata
Quando parliamo che di una misericordia, che deve essere una misericordia applicata, parliamo di carità e di pietà fatta tramite la solidarietà. Ecco che il versetto nel capitolo 2, che è il capitolo più lungo, il capitolo della vacca, il versetto 177, Dio parla in questo termine. La carità non consiste nel volgere i volti verso l'Oriente e l'Occidente. Non è la carità, ognuno segue una sua religione particolare, verso Oriente o verso Occidente. Ma la carità è nel credere in Dio, nell'ultimo giorno, negli angeli, nel libro e nei profeti e nel dare dei propri beni per amore di Dio. Ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti, ai mendicanti, per liberare schiavi, per assolvere la razione e per pagare la decima. Questo tipo di carità che manifesta la misericordia di Dio. E non basta questo tipo di carità materiale di dare, ma anche la carità spirituale, coloro che mantengono fede agli impegni presi, coloro che sono pazienti nelle avversità e nelle ristrettezze. Ecco, coloro che sono veritieri, ecco timorati. E poi il profeta dell'Islam parla di un concetto per dire, per spiegare come noi, essere umani, dobbiamo essere solidali fra di noi. Dice che i fedeli, quelli che credono in Dio, loro nel loro amore uno per l'altro, nella misericordia uno per l'altro, o come un unico corpo, tutti quanti, come un unico corpo. Quando un membro soffre, soffre tutto il corpo. Questo è il senso che oggigiorno di misericordia che dobbiamo andare verso il quale. Una misericordia che deve trovare nei termini di solidarietà, nei termini di carità, nei termini di pietà, risposta alle situazioni che oggigiorno soffriamo di mancanza di misericordia. Com'è possibile oggigiorno? L'Islam è una religione così di pace e di misericordia. La terra nel quale vivono moltissimi musulmani manca la misericordia, perché c'è la guerra, e la guerra, l'altra faccia della, l'opposta, il contrario di tutto quello che è misericordioso. Come può essere? Questa domanda oggigiorno che noi dobbiamo riflettere tutti quanti, come fratelli e sorelle nell'umanità, fedeli al Dio Creatore, come è possibile portare oggigiorno la misericordia nella nostra terra? Grazie. Adesso, nella nostra intenzione era, se ognuno di voi adesso intende esprimere un'ulteriore riflessione, sempre questa volta un pochino più breve, nella stessa diciamo successione come siete intervenuti, è il momento. Ma facciamo intervenire il pubblico, se ci sono domande. Forse è più opportuno che ci sia. Ah, sì, sì. Se ci sono domande.
qualcuno vuole fare domande, ben volentieri allora. Buonasera. Sentendo l'ultimo intervento sull'Islam, che forse è quello di cui sentiamo più bisogno di conoscere, perché probabilmente è più lontano dalla nostra, ecco, è la religione probabilmente più lontana dalla nostra esperienza, ecco, mi sorge spontaneamente così un dubbio che, in quanto ha detto. Dio è misericordioso e richiede a noi, il senso della nostra vita è essere misericordiosi. Ma se non lo siamo, e là dove non lo siamo, qual è la misericordia di Dio nei nostri confronti? Raccogliamo forse qualche domanda ancora per poi dopo lasciare lo spazio ai relatori di rispondere. Allora, prego. Ecco, Dio è misericordioso. Ha scelto il nome misericordioso per descrivere se stesso e ha voluto questo compito da parte nostra. Ha voluto che noi di essere misericordiosi nella nostra vita, nel nostro comportamento, con l'altro essere. Ma se l'essere umano sbaglia e non applica la misericordia, e ricordiamo ancora il nostro compito principale. E il nostro compito principale è di adorare Dio. E se uno non adora Dio, addirittura lo nega, dove sta la misericordia di Dio? Questa è la domanda che chiedeva. La misericordia di Dio è una misericordia dell'inizio. Tutto il progetto divino basato sulla sua misericordia. L'essere umano sceglie di applicare questa misericordia e di non applicarla. Se sceglie di non applicare la misericordia di Dio nella sua vita, Dio parte con un altro nome suo. Parte con un altro nome. Parte con il nome del giusto e fa giustizia. Perché è venuto a mancare un elemento di comportamento nel quale Dio ha raccomandato tramite i suoi inviati di dirlo, di rivelarlo all'umanità, di comportarsi in misericordia. Se l'essere umano sbaglia, Dio si comporta con noi con la sua giustizia. Per questo la misericordia di Dio è una misericordia di positività. Ma quando l'essere umano si comporta diversamente, Dio comincia ad applicare altri suoi attributi e nomi, nel quale applica il nome del giusto e applica il nome della sua giustizia. Dio non ha creato solo il paradiso, ha creato il paradiso, ha creato l'inferno. E questo dobbiamo ricordarlo bene. Dio, misericordio, misericordioso con noi quando siamo misericordi. E Dio, la sua misericordia nel creato tutto, che può partire con un'altra sua qualità se l'essere umano va a mancare questo suo compito di essere misericordioso.
E questo basta ricordiamolo, che nella storia la giustizia deve essere fatta e deve camminare in parallelo la giustizia con la misericordia. C'è un altro concetto importante, che Dio sì che è misericordioso e la sua misericordia non la chiude. L'ultima cosa che arriva è la giustizia di Dio, e Dio clemente, compassionevole, aspetta il suo servo, aspetta il suo adorante per tornare a lui, non chiude la porta. Per questo tocca a noi, anche fino all'ultimo momento della nostra vita, sapere che la porta della misericordia di Dio è aperta, e Dio misericordioso accetta la persona quando si penta, perché Dio perdona i peccatori, ma uno che pecca deve essere umile a chiedere a Dio perdono. Bene, sono contento. C'è un'altra domanda. Passo la voce che mi sentite. Grazie per le spiegazioni. Ci avete parlato della misericordia, come la traduzione dell'amore di Dio che è sbilanciato, degenerativo, dell'amore di Dio che è eccessivo, abbiamo tutto il superlativo, e dell'amore di Dio che è estremamente premuroso, per cui quando qualcuno viene calpestato e dato. Bella della misericordia come
diciamo ancora con questa è una domanda aperta a tutti. Aperta a tutti, e poi la domanda invece prima sulle prima delle carceri e dell'accoglienza. Cominciamo con l'accoglienza. Sì, allora sul discorso che l'ultimo intervento per rivolto proprio alle religioni. Io penso che le religioni sono religioni espressione di una rivelazione divina, che vuol dire le religioni sono religioni che esprimono una fonte unica. Se la fonte unica è quella della misericordia, sicuramente il compito oggigiorno delle religioni, specialmente le religioni monoteiste, devono cooperare, operare assieme per attuare la misericordia divina. E questa sicuramente deve far accrescere fra i fedeli delle religioni monoteiste un senso di solidarietà interreligiosa, cooperare assieme per poter attuare la misericordia divina. Vuol dire amore per il prossimo, vuol dire carità, vuol dire pietà, vuol dire accoglienza, i valori che oggigiorno che la società ha bisogno per essere società pacifica, per essere una società che si eleva nei gradi nel quale Dio Altissimo ha voluto che l'umanità si eleva a questi gradi. E un appello giusto, un appello io lo accolgo con amore, lo accolgo volentieri. Siamo come comunità islamica, io come imam, aperti a qualsiasi rapporto di assieme con le altre fedi religiose, di cooperare assieme per attuare un senso di misericordia divina. Sicuramente la qualità della comunità non è al massimo. Questo è un'autocritica che riporto, ma questo deriva dal fatto che almeno la comunità islamica nel quale viene nel territorio nostro qua italiano, una comunità islamica che soffre, una comunità islamica che non è da generazioni, non ha dietro, è basata su immigrati, su persone che sono venuti a fare una fortuna. Per questo si trovano in una situazione di drammaticità in sé. Se sono riusciti a installare e a mettere un luogo di culto anche dignitoso, con possibilità anche di accoglienza anche per i carcerati, questo lo devono fare. Perché questo è il senso del messaggio della misericordia divina. E se non lo fanno, vuol dire la comunità anche sbaglia. Ma sicuramente bisogna vedere la situazione della comunità attuale. La comunità sicuramente ha bisogno, io ho visto anche la comunità di Trieste con il flusso di questi nuovi rifugiati, che era una comunità che andava bene, al passo col tempo riuscita a sistemare anche luoghi di culto dignitosi per poter adorare Dio come spetta la sua adorazione. Con questo flusso, che non è causato dalla comunità residente qua, ma da problemi geopolitici internazionali, nel quale che si è trovata la comunità già ad accogliere, offrendo servizi di spiritualità, già si è trovata in difficoltà. Per questo da sola non può farcela. La comunità islamica da sola non può farcela. Ha bisogno di applicare il senso della cooperazione con le altre religioni, con gli altri nostri fratelli cristiani, ebrei, di poter applicare la misericordia nelle sue forme. Le sue forme di carità, di pietà, di solidarietà, perché da sola una comunità che già soffre non riesce a dare tanto,
ma collaborando insieme sì che si riusciamo a fare tanto. Poi non dimentichiamo che il messaggio di Dio è un messaggio per l'umanità e non per una sola religione. E la collaborazione e cooperare tutti quanti è richiesto a tutti quanti nella stessa misura. Dunque noi siamo abituati nelle relazioni interreligiose, interculturali, a una sorta di gerarchia tra identità. Cioè dove per secoli l'identità di minoranza si è trovata sempre costretta ad assoggettarsi alla religione di maggioranza. Non dobbiamo dimenticare che anche nella Costituzione della Repubblica Italiana, fino a 25 anni fa, tutti gli altri culti che non erano culti cattolici erano definiti culti ammessi, culti tollerati. E la tolleranza è una brutta parola. Cioè io ti tollero, ti sopporto, ti a volte con insofferenza, a volte con sussiego, a volte con una certa pena. A questa cultura che ha sempre visto una logica di quella che è una religione di maggioranza con delle religioni subalterne. Noi non dobbiamo oggi opporre e rispondere con un mito dell'uguaglianza astratta, perché le differenze esistono. Forse noi qui abbiamo tutti e tre stasera usato poeticamente dei concetti molto simili, perché le fonti sono le stesse, ma le letture sono molto diverse e le applicazioni pratiche di questi concetti sono molto differenti, perché se no io non sarei ebreo, lui non sarebbe musulmano, lui non sarebbe un cattolico. Queste differenze esistono e come? Prendiamo, non so, il percorso della salvezza, il percorso della salvezza dei cristiani è un percorso molto diverso dal percorso ebraico e musulmano. Il tema del perdono è un tema vissuto in modo molto diverso dalle tre religioni monoteistiche. Quindi non dobbiamo parlare di un'uguaglianza astratta, non siamo tutti uguali. Ed è la comunicazione, la conoscenza da queste differenze che genera il progresso e la cultura. La cosa importante di questi dialoghi non è venire a raccontare siamo tutti uguali. Certo che siamo tutti figli di un Dio unico, ma la strada per arrivare al Dio unico è una strada differenziata, non solo tra religioni, anche tra uomo e uomo. Nell'Esodo è scritto il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe.
perché il testo lo dice, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché Giacobbe non si è appoggiato sul rapporto che Isacco aveva con Dio. Isacco non si è basato sul rapporto che Abramo aveva con Dio. Ognuno ha avuto con Dio un rapporto differente. La differenza è importante perché l'omologazione e soprattutto la tentazione di sottomissione a una religione unica, soprattutto in questa Europa che si è sempre definita democratica, ha creato dei disastri, ha creato delle grandi turbolenze, ha creato il suicidio di questa Europa. E noi ebrei siamo testimoni di cacciate, di esili, di intolleranze, di pregiudizi. Pensiamo alla stessa parola Torah, che significa molte cose, ma essenzialmente significa insegnamento, ammaestramento, e che è stata tradotta equivocabilmente come legge, Deuteronomio, perché la prima traduzione della Bibbia in greco, la traduzione dei 70, ha tradotto la parola Mishneh Torah come Deuteronomio, dove nomos in greco significa legge. Se fosse stata solamente una questione letterale, non sarebbe stato così grave. Ma sopra a questa traduzione se n'è stato un terribile equivoco, dove soprattutto la lettura apostolica di Paolo, soprattutto la prima patristica di Marcione, di Sant'Agostino, ha creato su questo un terribile pregiudizio di un Nuovo Testamento che ha in qualche modo voluto superare ciò che era vecchio e ciò che in qualche modo era legato a una sorta di legge inflessibile, al Dio vendicativo, ad un legalismo farisaico, formale e di facciata, superato da un presunto testamento fatto tutto di amore e misericordia. Purtroppo questo pregiudizio è ancora vivo e molto diffuso in tanti ambienti della Chiesa. La Chiesa nel dialogo interreligioso dal Concilio Vaticano II ha fatto dei grandi passi avanti, riconoscendo delle responsabilità, soprattutto in quella che era la cosiddetta teologia del rifiuto e della sostituzione, dichiarandosi e rappresentandosi come il nuovo Israele, il Verus Israel.
Ci sono però ancora molti passi da fare, tanti, soprattutto nel riconoscimento del valore che per noi ha la terra di Israele e Gerusalemme. Perché l'ebraismo è una triade, è un pacchetto unico, di un intreccio, la nostra storia è la continuazione interrotta, ininterrotta, della storia della Bibbia, che ha visto la Torah, il popolo di Israele e la terra di Israele come un unicum inscindibile, e chiunque ha cercato nel corso della storia di non riconoscere agli ebrei uno di questi tre elementi costitutivi ha di fatto sostituito un nuovo modo di rifiutare un antico rifiuto. Quindi oggi sicuramente noi siamo qui come maestri di fede, come pastori, inseguitori di pace, di amore, di rispetto e di tolleranza, per seguire e insegnare e diffondere tanti ideali. La realtà non è questa però, anche nelle nostre comunità religiose. E fin tanto che non ci sarà una vera conoscenza, questo non dipende solo da noi, dipende da ognuno che personalmente può portare un contributo autentico, personale, in cui non dobbiamo convertirci, abbracciare l'altra religione, ma dobbiamo rispettarci. E per rispettarci bisogna conoscerci. E per conoscerci bisogna fare uno sforzo di togliersi gli occhiali della propria cultura e mettersi gli occhiali dell'altro. Questo significa decentrarsi. E decentrarsi è un grande sforzo, perché significa riconoscere che io non sono il centro, non sono la verità assoluta. Quindi per conoscere l'Islam devo sforzarmi a mettermi gli occhiali dell'Islam, perché se io voglio leggere l'Islam da ebreo non lo capirò mai nel profondo. Se un cristiano vuole leggere l'ebraismo deve decentrarsi, perché se lo legge da cristiano si potrà capire nell'ebraismo le sue radici antiche, ma forse con un'ottica di superamento, e questa non è un'ottica autentica, perché noi non possiamo dialogare con chi ci ritiene superati e vecchi. Quindi io stasera ho giocato volentieri il ruolo del più antico, anche se mi sento interprete di una religione sempre moderna e che nel tetto della protezione dell'antichità ancora vuole dire cose nuove e attuali. Ma io ringrazio di queste osservazioni fatte dal Rabbino. Credo anzi che siano indispensabili in incontri di questo tipo.
perché altrimenti perdiamo il senso di quello che stiamo facendo. E soprattutto quell'osservazione che ha fatto che l'uguaglianza, cioè il mito dell'uguaglianza astratta, che credo che sia decisivo per poter affrontare qualsiasi dialogo con le persone che si hanno accanto o con le quali ci si confronta. E così è anche interessante, no? Perché sì, ci è stato detto che noi siamo i tre monoteismi, ecco, per esempio questa sarebbe una delle nozioni interessanti da valutare, per il modo con cui noi percepiamo o diciamo decliniamo questa dimensione del monoteismo. Però visto che l'ultima domanda riguardava il tema della non violenza, che a me intriga un po' da quando ero molto giovane, ma leggevo allora Capitini più che il Vangelo, quindi non so se è stato lui che mi ha influenzato più del Vangelo. E non dimentichiamo però su questi temi che anche su questo dobbiamo confrontarci bene. Perché noi usiamo shalom, salame, irene, tutte queste parole, sono bellissime, ma è una bella retorica. Noi siamo bravi nella retorica della pace, come credenti, perché tutti abbiamo i nostri scheletri nell'armadio. Anche nei testi che abbiamo pubblicato, nei testi che leggiamo. E su questo non è indifferente. Noi cristiani abbiamo imparato nel mondo occidentale, stando nel mondo occidentale, per alcuni fenomeni del mondo occidentale, che tutti i cittadini dello Stato sono uguali, davanti alla legge quantomeno. Abbiamo imparato a superare, per esempio, la logica della pena di morte, non perché ce l'ha insegnato Gesù nel Vangelo, ma perché qualche giureconsulto o esperto ha provato a riflettere sul senso della pena. Quindi forse questo mondo in cui siamo ci offre queste opportunità di guardarci in faccia nelle diversità, di imparare a conoscerci e imparare a fare dei percorsi. E se questo dovesse poi culminare nella capacità di generare percorsi non violenti, e dovrebbe essere quello lo scopo anche di questo, la democrazia vuole essere il fatto di risolvere anche le contese in una comunità attraverso un mezzo che è quello del dibattito, della discussione, per giungere poi a degli obiettivi comuni. Ecco, anche questo credo, però questo, ripeto ancora, non basta semplicemente dire che cosa dicono le fonti. Occorre che anche il confrontarsi, questo modo di come, diventi poi quello che diventa lo stile del rapportarsi. Perché già l'accettare il confronto, e qui vorrei toccare così, mi ha molto colpito un'analisi del libro di Giona recente, in cui parla del risentimento. Giona non va a Ninive perché è risentito con Dio perché fa qualcosa che lui non vorrebbe che facesse, perché dice, lo sapevo che eri così. La logica del risentimento ti impedisce di dialogare con gli altri, perché l'altro è il nemico e tu lo escludi, ma ti impedisce però anche di accettare Dio così com'è. Ecco allora che credo che invece questi passaggi nei quali noi ci guardiamo in faccia, cerchiamo di dirci, ovviamente con le nostre diversità, sapendo che ci sono queste diversità, non possiamo, anche perché giustamente, come ci veniva detto, io perché sarei prete, altrimenti e lui perché sarebbe rabbino, cioè, e lui imam. Cioè, se rimaniamo così e non siamo cambiati, non abbiamo fatto la religione universale come ci hanno chiesto noi gli illuministi e così via, anche perché siamo consapevoli che forse quello che abbiamo incontrato ci ha davvero toccato e ci tocca nel profondo. Allora, però questo vuol dire anche riconoscere che la nostra umanità, nella sua parzialità, è capace anche di grandi cose. Perché in fondo queste tradizioni ci hanno consegnato tutti dei messaggi stupendi. Forse dovremmo interrogarci. Lasciamoci maggiormente illuminare, e però illuminare da questi e nello stesso tempo
illuminare, perché poi siamo capaci di un confronto autentico con quell'umanità, con quella realtà umana che tutti i giorni diventa il nostro termine di confronto e diventa anche quella che forse ci illumina veramente su quelle che sono le esigenze della nostra religione. Perché l'incontro con l'altro diventa una ricchezza ulteriore, una capacità ulteriore di capire meglio quello che io sto vivendo e quello per cui per caso ho messo in gioco la mia vita. A nome di tutti ringrazio i relatori e davvero è stata una serata interessante. Le conclusioni credo che ognuno le tira per sé. E comunque grazie davvero, perché è un inizio nuovo e per noi è stata una bellissima esperienza.